Ciao a tutti! Ho news esplosive su Batman e Superman. No, ve le dico dopo. Marisse Saint-Simonin, promettete a Dio castità, povertà e obbedienza? No, padre. Figliola mia, nessuno ha mai preso i voti contro la sua volontà. Suor Christine, la nuova madre. Avete cercato di scrivere a qualcuno? Spogliatela. Completamente. Mi stanno umiliando. E credo che vogliano uccidermi. Nascondetele. Perché? È importante. Vi invito a implorare la misericordia di Dio per una sorella che l'ha abbandonato. Perché non vi confessate? Perché me lo impediscono? Siete indegna delle vostre funzioni. Avete fatto buon viaggio, figlia mia. Sì, madre. Magnifico. Sor Susan, voi non m'amate? Sì che vi amo. No. Ditemi che cosa devo fare per provarvelo. Farò di tutto per tirarvi fuori di qua. Oh, Susan. Aiutatemi! Mio Dio. Il regista Zack Snyder ha annunciato al Comic Con 2013 di San Diego che Superman e Batman saranno insieme nel sequel di Man of Steel. Amici o nemici? Chi lo sa? Questo non si sa ancora. Nel film, in uscita nel 2015, Bruce Wayne, personaggio sempre più oscuro, soprattutto dopo la trilogia di Nolan, si scontrerà con l'Uomo di Acciaio. Riconfermati nel cast del film targato Warner Brothers, Henry Cavill, che sarà ancora Man of Steel, Amy Adams, Lawrence Fishburne e Diane Lane. Vi starete chiedendo, e Batman? Probabilmente non sarà Christian Bale, purtroppo, che ha appena dichiarato di voler lasciare il costume da pipistrello. La sceneggiatura sarà affidata a David Goyer insieme allo stesso Snyder e si ispirerà al graphic novel di Miller. Il titolo potrebbe essere Batman vs. Superman o Superman vs. Batman. A noi non convince. E voi che dite? No, perché sono molto curiosa di sapere voi cosa ne pensate di questa nuova trovata. Comunque, per oggi è tutto. Ricordatevi di mettere un mi piace sulla nostra pagina Facebook Film Is Now se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo alla prossima.